chiusi i seggi in Umbria, sono le 23. Il voto locale di una delle regioni più piccole d'Italia è diventato di primaria importanza per le sorti del governo giallorosso e per la strana alleanza tra Partito Democratico e 5 Stelle. Sono insieme a Massimo Giannini. Ciao Massimo, ciao, ben arrivato. Laura. Buonasera, buonasera, grazie. Stanno uscendo gli exit poll, tra un istante dovremmo avere i primi numeri sui quali ragionare, le prime percentuali. Sì, per ora il primo flash, vedo, della DN Kronos dice Opinio Rai, Tesei in testa, però senza numeri per l'appunto. Comunque le voci che arrivano dall'Umbria non sono voci rassicuranti, appunto per questa alleanza che è arrivata quasi all'improvviso a settembre dopo un'intervista che era stata rilasciata proprio al nostro giornale dal DEM Dario Franceschini, dal ministro Franceschini, che aveva proposto appunto di andare oltre un'alleanza che era stata creata per il governo Conte 2. Comunque, in attesa dei numeri, Salvini è già in festa. Ecco qua un altro flash. A occhio, fatta impresa storica. Proviamo a collegarci allora subito con Perugia, perché lì c'è per noi l'inviato Carmelo Lopapa. Carmelo, dove ti trovi? E Salvini, sì, è già arrivato. Buonasera a voi. Salvini è appena arrivato qui alle mie spalle all'hotel Fortuna, dove si trova il quartier generale della Lega e della sua candidata Donatella Tesei. Salvini, contrariamente alle sue abitudini, è piombato qui a urne di fatto ancora aperte. Fermo là, Carmelo, perché arriva sì. Il primo exit poll che dà Donatella Tesei, quindi la candidata appunto del centrodestra, la leghista, tra il 56,5% e il 65%. E Bianconi invece fra il 35,5% e il 39,5%. Dunque, tra un istante Carmelo da te, ma Massimo, una forbice abbastanza impressionante, perché se i dati, almeno tra gli addetti ai lavori, non sono sorprendenti, la dimensione di questa forbice è importante, più di quanto forse non ci si potesse aspettare. Guarda, vedremo se l'Umbria sarà il nostro Ohio, come spesso si pensa. Ogni volta che c'è una piccola regione che va al voto si fanno raffronti con le presidenziali americane per valutare l'impatto che questi risultati hanno sul governo del paese. Io personalmente, non perché abbia chissà quale palla di vetro, però non sono meravigliato, nel senso che ero abbastanza convinto che il risultato sarebbe stato così schiacciante a favore del centrodestra. Siamo sempre alle solite, sono exit poll, dobbiamo aspettare perché poi magari col risultato vero e proprio il dato può essere differente, però in linea di massima ero abbastanza convinto che il centrodestra avrebbe stravinto. Del resto non vedevo la ragione per la quale avrebbe dovuto accadere il contrario. Il PD è arrivato a queste elezioni dopo uno scandalo rilevante, soprattutto nella sanità, che sappiamo bene è un punto dolente per le opinioni pubbliche, tant'è vero che si è andato a votare perché è saltata la giunta di Catiuscia Marini. Il Movimento 5 Stelle abitualmente nelle elezioni locali non raggiunge mai buoni risultati, avendo scarsa capacità di penetrazione sul territorio e candidati mai all'altezza. In più l'onda lunga di Salvini, che pure si era infranta sulla spiaggia del Papete in questo folle agosto, non era affatto, e come i fatti dimostrano, mi sembra, esaurita. Anzi, al contrario, è nato un governo che onestamente presenta più criticità che opportunità, e allo stato attuale è stato, cristallizzato in quella foto di Narni di venerdì che mi è apparsa tremenda. Tremenda perché sembrava già lì un funerale di prima classe. C'era consapevolezza in quell'immagine del fatto che l'alleanza è posticcia e il risultato sarebbe stato negativo. Oltretutto c'era un grande assente, che è Matteo Renzi, che credo che con questo risultato si consideri vincitore, non dico tanto quanto la coalizione di centrodestra, ma quasi, perché è la conferma del fatto che su questa coalizione non si può investire per il lungo periodo. E quindi, insomma, il risultato, se fosse in questi termini, con una ampiezza così rilevante, sicuramente io credo non sarebbe tale da far cadere il governo, ma certo intanto impedirà che nelle prossime consultazioni regionali, come scrivevamo oggi su Repubblica,
si procederà con questa stessa formula. Non penso che sia possibile. E le prossime, le prime sono in Emilia-Romagna. Emilia-Romagna e Calabria, tre mesi, esattamente. Quella in Emilia-Romagna e quella è la battaglia di Stalingrado, nel senso che mentre l'Umbria, diciamo, sì, è importante, ma non è tale da far cadere il governo, se questo stesso risultato si dovesse riproporre in Emilia-Romagna, io credo che sarebbe il de profundis per un'alleanza che finora, ripeto, è la coalizione dei malavoglia, cioè si vede con chiarezza, si percepisce con nettezza che nessuno dei soggetti che la compongono in questo momento è così fermamente convinto che sia la strada giusta. Lo è stato soltanto per impedire che vincesse Salvini alle elezioni anticipate. Di questo dobbiamo parlare. Ma non si vive politicamente solo di questo. Questo è il vero problema. No, bisogna capire quali siano le ragioni del collante ed evidentemente sono troppo flebili. Torniamo un momento a Perugia, da certo. Carmelo Lopapa. Dunque, dicevi dell'arrivo di Salvini, Carmelo. Qua i leghisti si stanno già scatenando, oltretutto sulle agenzie. Adesso Borghi vedo che dice ciao ciao giallorossi. Invece Salvini, raccontavi? Salvini è entrato in silenzio, insomma, anche se poco fa cenato qui in un ristorante con i suoi, già parla di vittoria storica, perché mette alla porta una sinistra, una centrosinistra che, come dicevate voi in studio, ha governato per 50 anni, ma soprattutto perché da qui conta di far partire la sua scalata, la sua risalita, la sua rinascita, lanciando questa coalizione degli italiani che sarà il nuovo centrodestra a immagine e somiglianza del leader leghista. Considerate che Salvini è piombato qui, come dicevo poc'anzi, a urne ancora aperte, insomma, anche se non ha parlato, proprio per piantare la sua bandiera, perché sente queste regionali sue, la vittoria in queste regionali sue, più di tutte le altre delle precedenti inanellate, sono tante, dalle politiche del 2018 ad oggi, perché questo era il prima test dopo il suicidio politico che Salvini stesso ha consumato, come dicevate, in agosto. E perché il centrodestra adesso è roba sua e vuole dimostrarlo. La Meloni è venuta anche lei qui a Perugia adesso, è attesa minuti, ma in un albergo diverso, un quartier generale poco distante da qui, anche lei in una sorta di tandem sovranista, vuole marcare la sua presenza e il peso del suo partito, che potrebbe raggiungere anche le due cifre qui in Umbria. Vedremo poi il riscontro ovviamente delle liste, insomma. Tra un po' Salvini, anche molto presto a quanto pare, intorno alle 23:30-23:45 potrebbe parlare e commentare già questo risultato. A voi intanto. Va bene, grazie Carmelo. Torniamo a ragionare insieme invece Massimo, appunto, sulle ragioni che hanno unito Partito Democratico e 5 Stelle in un'estate folle, con capovolgimenti continui e che hanno portato, dicevamo, a questo primo esperimento. In modo evidentemente forzato, così l'ha sentito anche il popolo degli Umbri che oggi è andato a votare. E qui segnalo che la partecipazione è stata molto alta, sì, perché per esempio alle 19 più del 50% degli aventi diritto, 700.000 persone, era andato già a votare. C'era stato un incremento rispetto alle ultime regionali del 13%. Adesso vedremo il dato che uscirà a breve, immagino, rispetto a tutta la giornata, quindi all'intera operazione di voto. Però questo pure è un elemento interessante su cui ragionare insieme. Certo, lo è. Come sempre, quando c'è una tornata elettorale amministrativa bisogna scindere i piani dal locale al nazionale, però qui c'è un dato di fondo, no? L'abbiamo accennato prima quando parlavamo della coalizione giallorossa, appunto l'alleanza dei malavoglia ed una coalizione che è nata in 15 giorni per fronteggiare la crisi più pazza del mondo, ma con tutte le criticità che abbiamo detto, con tutti i mal di pancia che abbiamo raccontato e quindi con tutti gli effetti negativi che questo riverbera non soltanto sull'azione di governo ma anche sugli equilibri regionali, e quindi tutto questo andrà poi misurato anche nelle prossime tornate Calabria ed Emilia Romagna. Però qui c'è il dato vero è un altro, e cioè, come dicevo prima, l'onda lunga di Salvini, ripeto, che sembrava esaurirsi dopo la folle estate del Papete, in realtà non si esaurisce affatto, ma continua a crescere. Il risultato dell'Umbria
nei termini in cui lo abbiamo raccontato, è il risultato, è il trionfo di Matteo Salvini, che ha battuto palmo quella regione da più di un mese a questa parte. Da più di un mese, è stato praticamente nella metà dei comuni, sempre, sono 98 girati in Umbria tutti. E li ha girati, ecco, davvero però quasi tutti. Io voglio fare la riflessione che io faccio è questa. Salvini mette il marchio indelebile della Lega su un'alleanza di centrodestra che continuiamo a chiamare impropriamente di centrodestra, ma è la vittoria ed è una destra a trazione esclusivamente salviniana, nella quale, diciamo, c'è il supporto forte, relativamente forte, di Giorgia Meloni, che è quasi più destra di Salvini, e c'è la, diciamo, testimonianza di Silvio Berlusconi. Vedremo poi i risultati del voto di lista, ma insomma, proprio perché Salvini l'ha personalizzata in questo modo, è chiaro che questa è una sua vittoria. Anche perché, ricordiamo, solo sabato dell'altra settimana c'è stata la manifestazione di Roma, esatto, il 19 di ottobre, con una piazza San Giovanni gremitissima e con un Salvini che è uscito appunto vincitore anche da quel... Però, ecco Laura, la riflessione da fare è questa, e questo a mio parere ha un aspetto, diciamo così, pedagogico, in negativo, anche per l'altra coalizione, diciamo, i giallorossi, e soprattutto per la sinistra. Salvini arriva a questo risultato in Umbria dopo aver vinto, diciamo, nelle varie articolazioni destra, centrodestra, ma essenzialmente destra, qual è la sua, in 7 regioni consecutive. Sì. Sono 7 regioni consecutive che Salvini vince. Ha fatto una traversata nel deserto impressionante in questi anni. Ha preso la Lega nel 2013 al 4%, l'ha portata, se vogliamo restare soltanto all'Umbria, al 38% alle europee, solo all'Umbria. Il dato nazionale, appunto, lo conosciamo, quello delle europee, 34%. Come l'ha fatto? Come si faceva un tempo, come la politica era abituata a fare un tempo. Lasciamo da parte un attimo la sua terrificante propaganda, l'investimento che lui fa sulla paura profonda degli italiani. Però, invece, l'aspetto sul quale la sinistra soprattutto dovrebbe riflettere è la sua capacità di, ripeto, come dicevamo prima, di stare sul territorio e marcarlo palmo palmo, metro per metro, che è esattamente quello che la sinistra non è stata più capace di fare. L'ultimo dato che dico è questo, bastava fare anche in Umbria, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, una ricognizione tra gli operai delle acciaierie di Terni, votano tutti Lega, così come era accaduto con la Fincantieri a Monfalcone, con l'Alcoa in Sardegna, Termini Merese, e potrei continuare. Ecco, è questo la rottura sentimentale che si è prodotta a sinistra e sulla quale Salvini ha fatto, come posso dire, cappotto. E allora, di fronte a questi dati, c'è poco da fare una fotografia in un teatro il venerdì. Adesso parla di impresa storica, a occhio. Per alcuni versi lo è, guarda, non gli si può dare torto, purtroppo, lo dobbiamo dire come posso dire, disappunto per certi versi, preoccupazione per altri versi. Però ripeto, c'è anche una lezione da imparare, forse. Se lui ha battuto il territorio, l'alleanza fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è stata un'operazione di palazzo? Quantomeno è stata vissuta così. Io ho sempre pensato che forse sarebbe stato giusto tentare, perché non era assolutamente scontato il risultato, di avviare un percorso dopo il voto di un anno fa, dopo il voto del 4 marzo del 2018. In quel momento sì, erano i primi due partiti arrivati, Movimento 5 Stelle e PD. Si poteva cercare di verificare se esisteva un terreno comune. Poiché è stata chiusa subito la porta e non è stato esperito alcun tentativo, a quel punto è stato normale immaginare che i due populismi confluissero. L'errore è stato pensare che fossero talmente omogenei da poter governare 5 anni, cosa che non è stato, e i fatti lo hanno dimostrato. L'alternativa è stata, nel momento in cui Salvini ha fatto l'errore politico che conosciamo, immaginare che, come hai detto giustamente tu Laura, in laboratorio si potesse riproporre uno schema che un anno prima era stato escluso a priori, soprattutto dal Partito Democratico. No, ma poi attenzione, vediamo anche quando le cose sono accadute. Il 5 di settembre nasce il governo, il Conte 2, diciamo, quindi Partito Democratico e 5 Stelle.
Pochissimi giorni dopo, l'11 di settembre, con questa intervista che stavo citando, Dario Franceschini, ministro della Cultura, propone di sperimentare diventare un'alleanza politica, alleanza, tutti gli effetti, la stessa semifusione, diciamo così, a livello locale, e parla anche poi di elezioni comunali per arrivare poi alle prossime politiche, si vedrà, insomma, comunque quella è la strada. Il 17 settembre, sempre con un'intervista a Repubblica, Matteo Renzi annuncia la scissione, se ne va dal Partito Democratico e fonda questa nuova creatura Italia Viva. Tutto questo dovrebbe essere assorbito da un elettorato che dovrebbe credere a un tentativo, a una sperimentazione, a una volontà di far del bene agli italiani, anche sul territorio. Comunque poi in funzione quasi unicamente anti-salviniana. Non è abbastanza. No. O comunque non c'è neanche abbastanza tempo per poterci credere. No, e soprattutto, ripeto, forse il PD di Zingaretti di più, ma sicuramente il Movimento 5 Stelle, nella persona di Luigi Di Maio, ha dato ampi segni di non credere fino in fondo a questa soluzione politica. E credo che adesso, con questo risultato, Di Maio avrà ancora più difficoltà a convincere i suoi che bisogna andare avanti, sia pure solo a livello nazionale, perché do per scontato che a livello locale lo schema non possa riprodursi con questo dato. E quindi torniamo a parlare su scala nazionale di quelle che ora potranno essere le ripercussioni sul governo, perché qualche cosa accadrà, ripeto. Non immagino che si possa arrivare alla caduta del governo giallorosso, ma certo, soprattutto nel momento in cui avremo i dati sul risultato delle singole liste, è chiaro che anche l'azione di governo ne subirà qualche contraccolpo. Il problema è che non c'è forse un'alternativa, né per l'uno né per l'altro. No, al momento non c'è, però trasferiamo il ragionamento sui protagonisti della vicenda politica di questo momento. Ha perso Conte, perché Conte per la prima volta, anche se in maniera riluttante, perché lui non avrebbe voluto partecipare negli ultimi giorni alla campagna elettorale, l'abbiamo raccontato su Repubblica, diciamo così, l'endorsement nei confronti di Vincenzo Bianconi. Di Maio ha voluto ad ogni costo che venisse a teatro a Narni, appunto, lui lo ha fatto. È la prima volta, ripeto, che Conte misura anche politicamente ed elettoralmente quanto conta, quanto incide la sua persona. Bene, i risultati, se sono questi, dimostrano che l'effetto Conte sul risultato politico di questa strana alleanza non c'è. Quindi questo è il primo aspetto fondamentale. La sua capacità di tenere assieme queste due forze non proprio omogenee subirà qualche contraccolpo. Il PD finora ha fatto il portatore d'acqua nella convinzione che questa non potesse che essere altra via, perché intanto la responsabilità che tradizionalmente il PD ha sempre manifestato in momenti di crisi come questo lo spinge a sostenere un'alleanza alla quale un anno fa appunto non aveva mai pensato. Adesso vedremo che cosa succederà nel Movimento 5 Stelle, dove sappiamo bene esiste una fronda piuttosto consistente, anche se per adesso non ha dato luogo a scissioni o altro, però è chiaro che con questo risultato, soprattutto se, come credo, il Movimento 5 Stelle avrà ottenuto un rendimento ancora più basso di quello che ha ottenuto alle europee, ricordiamo che in Umbria alle europee ha dimezzato i voti rispetto a quelli delle politiche, quindi è chiaro che lì la fronda si farà più forte. Nel 24%. Esatto. In quel Quindi, caso. Ecco, allora tutto questo ci spinge a pensare che avremo un Conte che ha meno capacità di condizionare l'azione di governo, Zingaretti che soffrirà un po' di più e Di Maio che non saprà cosa fare. Quindi, ripeto, in questo senso vedo un governo affaticato, ancora più affaticato, con Renzi da fuori che ha fatto la scelta più furba dal suo punto di vista. E il risultato conferma che l'atteggiamento di Renzi è quello che di potrà produrre dei frutti. Lui comunque in Emilia Romagna non andrà. Vorrei provare a collegarmi anche con Concetto Vecchio, quindi chiedo alla regia di fare questo tentativo, che dovrebbe essere invece al seguito del candidato appunto civico PD 5 Stelle Bianconi. Ci sei, Concetto?
Eccomi, ciao Laura. Eccoti qua. Dunque, che cosa ci racconti di Bianconi dal territorio? È giusto dire in questo caso. Si è fatto sentire, si affaccia da uno dei suoi alberghi, visto che parliamo di un imprenditore, un albergatore, 47 anni, è entrato in partita all'ultimo momento, praticamente un mese fa. Anche lui ha girato in lungo e largo l'Umbria in queste 4 settimane, ha fatto anche 12 comizi al giorno, insomma tutto quello che ha potuto, ma evidentemente non è bastato. Ma l'hanno mandato un po' allo sbaraglio. Beh, infatti io vi parlo dal comitato elettorale di Bianconi a Perugia. Lui a Norcia dovrebbe arrivare qui poco dopo la mezzanotte. Vi posso dire qual è lo stato d'animo qui tra i suoi supporter, tra coloro che lo hanno sostenuto in questa campagna elettorale? C'è molta delusione, perché questa è una sconfitta molto pesante e che era nel novero delle cose possibili, ma le proporzioni sono molto pesanti, sono quasi 20 punti e soprattutto sembra di capire da questi instant poll che non ha tenuto la gamba dei 5 Stelle, ecco, perché sono venuti un po' meno i voti dei 5 Stelle, che in Umbria non sono mai stati molto forti. Insomma, qual è il dato che si può trarre dal punto di vista del PD? Bisogna vedere. Zingaretti ha fatto capire che lui intende andare avanti anche perché non ha alternative con questa alleanza con i 5 Stelle, perché dall'altro lato c'è comunque una coalizione del centrodestra che è molto forte, che supera ampiamente il 40%, e quindi il PD non potrà in futuro andare da solo. Però bisogna vedere a che condizioni, perché insomma il PD ci ha creduto molto in questo laboratorio, in questo esperimento, i 5 Stelle molto meno. E questo è sicuramente un aspetto su cui riflettere. L'altro dato che a me sembra rilevante da cronista è che comunque l'Umbria ormai è un'ex regione rossa, perché Ma lo era ancora una regione rossa, visto beh, insomma, che il sì. 62% dei comuni era già nelle mani della destra, fondamentalmente, da anni, a partire da Terni, no? Proprio da Perugia, più recentemente. Sì, mancava la regione, che è sempre stata governata gli ultimi 50 anni dal centro, dalla sinistra, e quindi adesso cade quest'ultimo bastione. È un dato su cui riflette, insomma, è una mutazione profonda della società italiana, che è avvenuta qui negli ultimi 10 anni. Mi hanno raccontato oggi che la Lega ha preso il 38% le ultime europee. Ecco, il 10% di questo 38% sono cittadini che avevano votato l'anno prima per il PD alle politiche. Ecco, questo è un fatto nuovo, cioè, sarebbe stato inimmaginabile tempo fa che uno da un anno all'altro passa da Zingaretti, dal PD a Matteo Salvini. Le ragioni sono tante, sono complesse. Una delle ragioni sicuramente è la crisi che ha mutato la società qui, e che l'Umbria ha perso il 17% del PIL dal 2008 ed è la regione che ha recuperato meno di tutti. Ed evidentemente in questo contesto profondamente mutato il PD e la sinistra che aveva governato questa regione da sempre, nel dopoguerra, non è riuscita in qualche modo a dare delle risposte. È un voto figlio di un risentimento, di quello che il Censis chiama la società del rancore. E questi sono, secondo me, l'altro dato molto importante di quello che sta accadendo oggi in Umbria. Tu, Massimo, hai delle curiosità, appunto, No, 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 ma che magari riesce sono assolutamente coglierci, d'accordo con quello Concetto. che diceva Concetto. Non c'è dubbio che se andiamo allo specifico dell'Umbria, le ragioni per le quali essere scontenti di come sono andate le cose in questi anni e anche e soprattutto in questi ultimi mesi, ci sono tutte. E se guardiamo, io ce l'ho sotto gli occhi, la piantina delle province umbre, sia alle elezioni politiche del 4 marzo del 18, sia a quelle europee del 26 maggio del 19, beh, vediamo con chiarezza che il colore prevalente alle politiche era quasi la totalità delle province.
alle europee un po' meno, però è il blu, è il blu. E allora anche là, concetto, forse la riflessione che facevamo prima, e cioè la capacità di stare sul territorio che Salvini ha dimostrato in questi anni, perché ripeto, non è una questione di oggi e neanche delle ultime settimane. Salvini l'ha fatta la traversata nel deserto e usando appunto il rancore e attingendo a quel serbatoio, non c'è dubbio, con argomenti propagandistici, con tutta l'ideologia dell'ultradestra che abbiamo imparato a conoscere, sovranista, all'insegna di una falsa idea di protezione, però quando ci sei, quando ti fai vedere, quando batti il territorio porta a porta, questo alla fine dei risultati li produce. Tutto quello che la sinistra in Umbria non ha più fatto. È così. È come se avesse smarrito in tutti questi anni una anima popolare che era un ingrediente importante della sinistra, no? Il PC era un grande partito popolare, poi adesso andiamo forse troppo indietro, però insomma tutto questo in qualche modo la gente lo percepisce. Poi adesso però bisogna vedere se alla prova dei fatti Salvini o chi, perché poi ieri parlando con Bianconi lui mi ha detto è stato un referendum tra me e Salvini, dopodiché Salvini domani toglie le tende e si esibisce da un'altra parte. Ecco, bisogna poi vedere se la destra è capace in qualche modo anche di offrire un buon governo. A Perugia comunque nel 2014 ha vinto Forza Italia e il sindaco è stato riconfermato. Non lo so, insomma, andiamo incontro, servono delle chiavi di lettura nuove per capire i mutamenti della società che sono molto profondi e occorre, la sinistra è davanti a una traversata nel deserto, serve una visione secondo me, ma anche serve una grandissima umiltà per stare in mezzo alla gente, per tornare ad essere veramente credibili. Bisognerà capire davvero come fare, intanto hanno i loro problemi dalle parti del governo, c'è già in previsione per martedì un nuovo vertice di maggioranza. Si deve adesso cominciamo. All'ordine del giorno c'è una discussione sulla manovra che è certamente fondamentale, ma prima ancora della manovra insomma c'è da capire se si riesce a stare insieme, se appunto... Però ecco, fai bene a citare Laura la manovra, perché a proposito delle ripercussioni di questo risultato elettorale sull'azione di governo, la manovra sarà il primo banco di prova, perché sappiamo che sulla manovra ci sono state fortissime tensioni all'interno di questa alleanza innaturale, e con Renzi che cannoneggiava un minuto dopo l'approvazione della manovra stessa chiedendo modifiche sulle microtasse, su quota 100 e con i 5 Stelle attestandosi la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Siamo stati noi, grazie a noi, che è stato possibile arrivare a questo risultato, con i 5 Stelle che hanno addirittura, più che i 5 Stelle, Di Maio che ha addirittura dato una curvatura tutta particolare al loro mantra che per anni è stata onestà, 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 l'ha trasformata in onestismo. Perché? Perché per ricoprirsi su un bacino elettorale che adesso lui considera la nuova classe operaia, le partite IVA, il commercio, gli esercenti, i professionisti, eccetera, ha cercato di attenuare l'impatto delle norme anti-evasione. Quindi abbiamo le microtasse, le misure sull'evasione fiscale, quota 100, una componente di intervento sul cuneo fiscale che è considerata insufficiente. Cioè sono tutti argomenti sui quali all'interno della coalizione adesso si scatenerà una contesa ancora più aspra di quanto non fosse già stato prima. E sappiamo che questo può determinare un impatto forte sulla manovra, che potrebbe uscire ulteriormente stravolta, no? Una cosa è certa, probabilmente in Umbria non si paga il risultato della manovra, ma certo la manovra è stato fino adesso l'emblema delle difficoltà di questa anomala maggioranza, perché non c'è il coraggio che servirebbe, non ci sono scelte nette e soprattutto non c'è un'idea di società dietro questa manovra economica, e questo è figlio appunto
di una carenza identitaria sia del PD sia dei 5 Stelle. Quindi alla fine mettere insieme due debolezze non fa una forza. Esattamente. Questo è il vero problema. A breve dovrebbe parlare la neo-eletta, se dovessimo stare appunto agli exit poll, Donatella Tesei, dall'Hotel Fortuna a Perugia. Sembra che parlerà anche Salvini in questa occasione. Donatella Tesei, senatrice della Lega, avvocata, che è stata sindaca del comune in cui è nata, Montefalco, per circa 10 anni, e dove sembra che così bene poi non abbia fatto, perché ha lasciato un buco di addirittura 4 milioni di euro, e parliamo di un piccolo centro, no? Certo. Un luogo con poche anime. Eppure anche questo non è bastato, perché appunto la campagna martellante di Matteo Salvini evidentemente ha convinto anche quanti non dovevano esserlo, o comunque potevano ben tenersi a distanza, certo, da un esponente che sul territorio non aveva poi ben fatto. È così, ed è questo invece, affrontati tutti i problemi dell'attuale maggioranza e di questa coalizione giallorossa che Di Maio ha provato a ribattezzare Terza Via in maniera del tutto impropria, se ragioniamo in termini di prospettiva non possiamo che essere preoccupati, perché appunto nel paese questo bacino di elettorato che guarda all'ultradestra di Salvini con suggestione sta crescendo, non solo non arretra ma cresce. E quindi questo in prospettiva non può non preoccupare, tanto più che, ripeto, ora vedremo quali saranno i voti di lista, ma la componente moderata di questo nuova, non saprei neanche come definirlo, Popolo delle Libertà, non, è una formula vecchia e non si può più ripercorrere, però è del tutto irrilevante. Quindi questa è una destra nella quale Salvini fa come vuole, e semmai se ha un puntello ce l'ha in Giorgia Meloni, che è ancora più a destra di lui. Però appunto le cose anche fra loro non sembrano funzionare tantissimo, il fastidio, il fatto che fosse indispettita anche alla manifestazione romana, sì, però a Piazza San Giovanni, è vero, hai ragione, è notato. Hai ragione, però qui conta, qui soprattutto e mai come in questo momento contano i rapporti di forza, e i rapporti di forza vedono un Salvini dominante, quindi Giorgia Meloni può masticare amaro perché i suoi simboli non hanno la stessa forza d'urto delle anche bandiere leghiste in piazza. Anche Giorgia Meloni è cresciuta moltissimo, appunto, questo è il fatto. anno e mezzo, perché certo, insomma adesso sfiora l'8%. Ricordiamo, il vero cavalier servente è Berlusconi, adesso, mai come adesso un portatore d'acqua, ammesso e non concesso, e pensa che cosa stiamo per dire, che Berlusconi rappresentasse l'ala moderata, no? Ecco, senti, appunto, ricordiamo Massimo, visto che siamo collegati da oltre mezz'ora, qual è la forbice al momento che ci dà la prima lettura degli exit poll realizzati per la RAI? Donatella Tesei, candidata appunto dalla Lega e rappresentante del centrodestra, ma possiamo dire la destra in modo più diretto, è data fra il 56,5% e il 65%, mentre il candidato di PD e 5 Stelle, il candidato civico Bianconi, è fra il 35,5% e il 39,5%. Ricordiamo anche che c'erano altri candidati, erano 8 in tutti, quindi in tutto, quindi c'erano altri 6 candidati, fra i quali una donna. Non so se è iniziata la conferenza stampa all'Hotel Fortuna a Perugia proprio di Donatella Tesei. No, questi sono i preparativi, ma credo che a breve si presenterà. È tutto successo molto rapidamente, è una regione molto piccola, abbiamo detto in apertura, l'Umbria, 800.000 abitanti, all'incirca gli aventi diritto al voto erano 700.000, quindi lo spoglio dovrebbe essere abbastanza semplice, però insomma i giochi sono già fatti evidentemente, proprio perché il risultato sembra essere così netto. Beh, insomma, un exit poll che hanno 20 e passa punti di distacco tra le due coalizioni, c'è poco da immaginare che possa sovvertirsi il risultato, no? Ecco, magari si possono restringere un po' le forchette, ma il risultato è quello, e credo che non ci siano dubbi su questo.
Va bene, Massimo, intanto ti ringrazio, torno a collegarmi un momento con Concetto Vecchio, vediamo se ritrovarci insieme per commentare eventualmente le parole di Salvini nel momento in cui dovesse Siamo qui. Arrivare. Grazie davvero a Massimo Giannini. Concetto, domani che giornata sarà invece per Bianconi? Ha già fatto intendere, visto che tu lo hai incontrato anche ieri, che cosa sarebbe stato il giorno dopo quello di un'eventuale sconfitta? Tornerà appunto alla sua attività di imprenditore? Ha congelato in queste settimane anche le sue cariche, visto che era appunto a capo di Federalberghi in Umbria e insomma aveva molto lavoro da svolgere che ha messo da parte per il suo tour elettorale. E adesso non lo so, tutto lui ieri sera mi sembrava ancora ottimista, insomma, era del resto non poteva che esserlo, insomma, era la vigilia. E cosa farà da domani non lo so, adesso lo stiamo aspettando, vediamo quali saranno le sue prime parole. E insomma, c'è da dire che insomma la conclusione di è che questo esperimento che è stato fatto qui in Umbria di una maggioranza, di un'alleanza giallorossa, insomma questo esperimento secondo me è fallito, almeno qui. E bisogna adesso vedere se ci saranno le condizioni per esportarlo da un'altra parte. E questo secondo me è il tema delle prossime settimane dentro l'alveo del centrosinistra. L'altra cosa, come dicevate in studio, è capire cosa succederà nel governo, perché vi faccio notare che la prima dichiarazione è del renziano Portas, che ha detto questa alleanza è una sciagura. Renzi si è tenuto alla larga da questa campagna elettorale, non è mai venuto in Umbria e sono sicuro che questa assenza lui la farà pesare. Ti fermo, Concetto, perché voglio dare la prima proiezione di cui leggo in agenzia, ma rimani lì, in questo caso parliamo di una proiezione SVG per la 7, Tesei, quindi la candidata leghista, viene data fra il 56,6% e il 60,6%, mentre Bianconi, candidato PD 5 Stelle, candidato civico, al 33,9% o fra il 33,9% e il 37,9%. Vabbè, mi sembrano dati eloquenti, no? Direi di sì. Sì. Prego, prego, ti ho interrotto. No, dicevo, secondo me, l'altro aspetto è che sono due cose adesso che bisogna capire. Questo esperimento di questa alleanza giallorossa andrà avanti, ci saranno altre occasioni, questo è riguarda, insomma, è una prima questione. L'altra questione è quali saranno le conseguenze per il governo, perché dicevo che già i renziani sono stati i primi che hanno comunque già fatto risaltare il risultato negativo di questa sera. Bisogna vedere come reggerà il governo di fronte a questo voto. Adesso l'Umbria è una regione piccola, insomma sono andati al voto poco più di 700.000 cittadini, però comunque è un test. Era il primo test dopo il nuovo governo, dopo il varo del primo governo, e seppur piccolo, questo test ha detto che comunque il centrodestra nella società italiana rimane largamente maggioritario. Bisogna vedere come la maggioranza giallorossa reggerà di fronte a quanto accaduto oggi. Questo secondo me lo scopriremo molto presto. Lo vedremo molto presto, hai ragione. Grazie, Concetto. Ben arrivato a Claudio Tito. Ti introduco dando il dato sull'affluenza. L'affluenza è stata del 64,4% e rispetto al 2015, l'ultima volta in cui si è votato per le regionali in Umbria, è cresciuta di quasi 10 punti, perché in quel caso era al 55,46. Questo pure è diciamo un fatto dal quale partire, perché evidentemente si è sentita un'urgenza di andare a votare, c'è stata voglia di partecipare. Sì, probabilmente. E questo ha favorito la Lega, ovviamente la destra in generale. Sì, diciamo, quando c'è grande partecipazione
in genere la grande partecipazione favorisce il cambiamento normalmente, il cambiamento rispetto a quello che veniva considerato il potere di quel, del momento. Quindi in questa fase sicuramente quel 10% in più, anche vedendo i dati, ha favorito soprattutto il candidato salviniano, il candidato di Salvini. Al momento questo mi sembra un dato abbastanza acclarato. Comunque le riflessioni che portava prima Massimo Giannini, ma anche i nostri inviati, dunque Carmelo Lo Papa e Concetto Vecchio, che portavano tutti a questo nostro tavolo, e cioè bisogna capire da subito quale sarà la tenuta del governo. Secondo te quali altre considerazioni? Guarda, sulla tenuta del governo in genere questi voti hanno sempre degli effetti sul governo. Ma in questo caso forse più che mai, perché sulle, davvero è un'alleanza maggioranze. Molto fragile. C'è un primo aspetto da considerare. La maggioranza di governo, nata 2 mesi fa, si è presentata subito a questo appuntamento. Quindi è evidente che la stessa maggioranza di governo considerava il voto in Umbria come un test. E il punto di partenza più facile da prendere e per un paragone è il voto delle europee. Al voto europeo la coalizione di centrosinistra, che ha sostenuto il candidato di centrosinistra, aveva raggiunto quota 45%, cioè il PD, il Movimento 5 Stelle e le liste di sinistra, come l'EU, che appoggiavano appunto il candidato di centrosinistra, sommavano il 45%. E PD e 5 Stelle da soli insieme, la loro somma, dava poco più del 38%. Il 38%, perché il PD aveva preso il 24% e il Movimento 5 Stelle il 14%. È evidente che se si passa e il centrodestra, che allora si poteva chiamare centrodestra, adesso non è più un centrodestra, a mio giudizio, ma stiamo parlando di destra, allora prendeva il 51% e adesso prende il 56%, quindi non solo c'è un calo del centrosinistra, ma c'è un aumento della destra, con un distacco che è passato dal 6% prima, a maggio scorso, quindi stiamo parlando di 5 mesi fa, la distanza era del 6% a una distanza che sarà 15-18%. È chiaro che questo è uno schiaffo sicuramente a questa maggioranza e al governo. Le conseguenze ci saranno? Dobbiamo partire da un presupposto. Questo governo è nato con una ragione sociale essenziale. Essere contro l'antisalvinismo. Certo. Cioè essere contro Salvini, fermare la deriva fascista di Salvini, i pieni poteri, vi ricordate ad agosto, insomma una deriva sicuramente molto preoccupante. Salvini cresce, Salvini ha aumentato i suoi voti, quella ragione diventa ancora più importante. Sarà in grado questa maggioranza di, come dire, assumere ancora quella ragione sociale? E questo è il vero punto interrogativo. Ma non c'è stato neanche il tempo di portare a casa dei risultati. La manovra ha lasciato tiepidi, a parte che non si conosce ancora nel dettaglio, ma evidentemente c'era veramente troppo poco tempo per appoggiarsi anche ad un'idea, ad un'alleanza impossibile solamente sino all'estate scorsa. La legge di bilancio, da questo punto di vista, è stato un errore, perché con tutte le difficoltà che il contesto nel quale è stata elaborata la legge di bilancio, però non ha portato un cambiamento, non ha segnato una differenza. Questo governo è nato pensando, almeno comunicandolo agli elettori e ai cittadini italiani, come un governo di svolta rispetto a quello giallo-verde. Ma alla prima occasione concreta, la legge di bilancio è chiaramente la legge più importante per un governo, è l'architrave su cui si poggia un esecutivo e una maggioranza parlamentare. Ecco, su quella legge non ha portato una correzione rispetto all'anno precedente.
è stato tutto costruito come se la cosa più importante fosse semplicemente conservare l'esistente. Non c'è un segno distintivo, ecco, l'assenza di quel segno distintivo ho l'impressione che abbia avuto un peso anche nelle elezioni dell'Umbria. Poi stiamo parlando di un'elezione locale, di una singola regione, una singola regione chiamata al voto per uno scandalo sostanzialmente in cui questo è giusto ricordarlo, perché si è andati ad elezioni anticipate, votato nel 2015, quindi naturalmente mancava un anno ancora al termine di questa legislatura. Che coinvolgeva la giunta precedente che era di centrosinistra, quindi molto, molto dipende, diciamo, ha influito anche la situazione, diciamo, locale. Però la situazione locale molto spesso viene corretta dalle situazioni nazionali e il governo giallorosso, almeno in questi due mesi, non è riuscito evidentemente a correggere quella linea di tendenza. Ripeto, poi le conseguenze ci saranno e bisogna capire se quanto peserà ancora l'antisalvinismo. È evidente anche che qualcosa questa maggioranza dovrà cambiarla. Pensiamo un momento alle prossime elezioni regionali, dicevamo saranno in Emilia Romagna, saranno fra tre mesi, alla fine di gennaio, il 26 di gennaio. Ecco, sarà tema di discussione proprio delle prossime settimane, delle prossime giornate, se non delle prossime ore. Ma è possibile in quel caso che si riproduca, secondo te, una qualche unione, vicinanza, commistione tra PD e 5 Stelle? Lì il candidato dovrebbe essere quello dei Dem. Certo. E se non ci saranno appunto delle sorprese dell'ultimo minuto. Ma potrà essere portato Di Maio e il Movimento a ripetere questo tentativo andato in questo caso a vuoto? Naturalmente molto dipenderà da quale traiettoria il Movimento 5 Stelle intende prendere in questa fase. Io penso che dentro il Movimento 5 Stelle emergerà un dibattito interno molto violento, in cui una parte consistente, che io penso sia molto vicino al ministro degli esteri Di Maio, che vorrà prendere le distanze, ma prendere le distanze nelle elezioni dell'Emilia Romagna significa alla fine prendere le distanze da un progetto e quindi anche dal governo. Quindi è una scelta che ricade quasi esclusivamente sul Movimento 5 Stelle, perché il candidato di quella coalizione in Emilia Romagna non potrà che essere Bonaccini, quindi non si potrà fare l'operazione che si è fatta in Umbria, cioè prendere un altro candidato, dire che quel candidato è un candidato civico e quindi intorno al civismo del candidato unire il PD e il Movimento 5 Stelle. C'è Bonaccini è un esponente storico del Partito Democratico, la scelta ricadrà sul Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle, portatore di buon governo peraltro, sì, adesso, ma questo pure va detto, quindi non converrebbe neanche ai democratici, diciamo, assolutamente dover dirottare su un altro assolutamente personaggio. Quindi la scelta ricade sul Movimento 5 Stelle e per il Movimento 5 Stelle da domani, anzi io direi da adesso, si aprirà secondo me un confronto molto 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 duro, proprio a cominciare da quello che si dovrà fare sull'Emilia Romagna e secondo me anche su quello che, diciamo, la componente più ortodossa del movimento vorrà fare in relazione al governo Conte, perché c'è un protagonista che è stato in parte silente ma attivo, che è il Presidente del Consiglio. Le tensioni anche sul voto regionale non possono che ricadere anche sul Presidente del Consiglio. Non è una partita solo tra Di Maio, Zingaretti e Renzi, c'è anche quel protagonista che ha assunto un ruolo politico, lo vuole assumere, di fatto anche non dichiarandolo si candida a essere un leader per il futuro, ma le leadership, diciamo, diventano tali quando conquistano i voti e non quando perdono e non quando li perdono. E adesso il centrosinistra con l'alleanza PD Movimento 5 Stelle
come abbiamo scritto nei giorni scorsi, è passata dal 45% a non si sa quanto, e la distanza tra il centrodestra e il centrosinistra, anzi tra il centrosinistra e la destra, è quasi raddoppiato. Diamo la prima proiezione Opinio Rai, Tesei al 57%, Bianconi al 37,5%. Con questo torniamo a collegarci con Carmelo Lopapa, che si trova all'Hotel Fortuna, dove si sta per svolgere la conferenza stampa di Donatella Tesei e Matteo Salvini. A che punto siamo lì, Carmelo? Ma qui, diciamo, nella curva ultraleghista si festeggia anche ovviamente a questo ultimo dato, anche questo ultimo dato che avete appena letto, cioè le prime proiezioni che confermano appunto i 20 punti di distacco tra inaspettati, inattesi, perfino nelle previsioni più ottimistiche del centrodestra, i 20 punti tra la Tesei e Bianconi. Salvini sta ancora attendeva proprio le prime proiezioni prima di commentare ufficialmente, ma lo ha fatto già poco fa, cenando con i dirigenti leghisti umbri che lo hanno affiancato in questo infinito tour durato un mese e mezzo, che lo ha portato a toccare 48 dei 92 comuni della piccola regione. Ecco, ha parlato di vittoria storica ed è chiaro che lui la cavalcherà a lungo, non fermandosi qui, perché il suo tendone da circo mediatico, che appunto è installato qui per parecchie settimane, adesso sarà presto spostato in Emilia-Romagna, lo farà già nei prossimi giorni. Ha già programmato Salvini un grande appuntamento preelettorale con il quale di fatto lancerà la campagna per l'Emilia, dove, lo ricordiamo, si voterà il 26 gennaio. Ebbene, il 14 novembre al Palasport di Bologna la prima grande manifestazione di Salvini con la candidata locale, la Lucia Borgonzoni, che tenterà questa ti fermo, Carmelo, abbiamo le prime proiezioni che ci danno il voto di lista. Allora, SVG la 7 dà la Lega primo partito con il 38,5%. Il Partito Democratico, sempre secondo questa proiezione, SVG per la 7 è al 19% e il Movimento 5 Stelle all'8,6%. Se mi posso permettere una prima osservazione, ricordiamo che alle europee di maggio la Lega aveva raccolto il 38,2%. Esatto, infatti la Lega ha confermato questo dato. È così, mentre il Partito Democratico alle europee aveva raggiunto il 24% scarso, il 23,98%, e il Movimento Democratico il 14,03%. Quindi, diciamo, sia il Partito Democratico perde in maniera consistente, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle sarebbe intorno ai 6 punti. Beh, il PD perde 5 punti in base a queste proiezioni, e il Movimento 5 Stelle 6 punti. No, insieme in 5 mesi sono riusciti a perdere 11 punti percentuali. Certo, la Lega conferma... A continuo, aspetta Claudio, il Fratelli d'Italia viene data invece, sempre secondo questa proiezione SVG la 7, all'11% e Forza Italia al 5,8%. Quindi cresce anche Giorgia Meloni, e di diversi punti, perché era al 6,58%, quindi fondamentalmente cresce in questo caso di 5 punti percentuali, e Forza Italia scende di poco, però non di molto, perché era al 6,42 e adesso viene data al 5,8%. Quindi flessione per Forza Italia, ricapitolando: cresce di 5 punti, quindi in modo vigoroso, Fratelli d'Italia, diciamo stabile la Lega al 38%, una importante perdita per il Partito Democratico di circa 5 punti, però il risultato peggiore è quello del Movimento 5 Stelle con 6 punti percentuali. Siamo sulle proiezioni, sono dati definitivi, ovviamente, però sono un'indicazione importante. Sì, sono un'indicazione importante per quanto riguarda il centrosinistra. Per quanto riguarda la destra, c'è chiaramente una
diciamo, una correzione genetica di quella coalizione. Io dico destra e non centrodestra perché quando la Lega ha il 38% e Fratelli d'Italia ha l'11%, è evidente che Forza Italia, se vogliamo definirla il soggetto moderato di quella coalizione, è un soggetto sostanzialmente ininfluente. Bisognerà capire cosa accade anche in Forza Italia, vista la nuova avventura di Matteo Renzi e, diciamo, le sirene che continuano, no, a... Sì, guarda, e ora io ho l'impressione che con questi dati, secondo me, la sirena di Renzi per Forza Italia è una sirena che canta o suona ben poco. Perché non gli conviene. Perché non conviene. Soprattutto il gruppo dirigente di Forza Italia, io immagino, sarà preoccupato in primo luogo di trovare un contenitore che garantisca la rielezione. I deputati, i senatori, i consiglieri regionali in questa fase di Forza Italia pensano a come riottenere il seggio, e ho l'impressione che la calamita leghista a questo punto sia molto più attraente di qualsiasi altra calamita, compresa la calamita di Renzi, che forse sarà anche soddisfatto del risultato umbro, perché Renzi, come sappiamo, ha scommesso poco su questa alleanza, soprattutto sul carattere strategico dell'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. Però una sconfitta così pesante alla fine penalizzerà anche il suo partito appena nato. Però Renzi non si presenta in Emilia-Romagna, quindi nelle prossime elezioni regionali, si voterà in diverse regioni il prossimo anno, sono 7. 6 mi pare, sì, 6 o 7. Quelle dove si dovrà appunto mettersi in gioco, la Toscana è una di queste regioni, in Toscana invece Renzi vuole esserci, ovviamente. Sì, vuole esserci, ha già annunciato che presenterà la sua lista, sarebbe la prima volta. Però insieme alla Toscana, contemporaneamente, cioè lo stesso giorno, si voterà in altre 5 regioni, sì, tra cui il Veneto, la Liguria, la Puglia. Ecco, è difficile per Matteo Renzi limitare le candidature soltanto alla Toscana. La Toscana è la sua regione, quindi verosimilmente sarà anche abbastanza forte in quella regione. Però dovrà correre il rischio di testare la forza elettorale del suo partito anche nelle altre regioni. Sarebbe davvero poco conveniente per lui, anche dal punto di vista dell'immagine, presentare liste in Toscana e lasciar perdere, come ha fatto in Umbria e come probabilmente farà in Emilia Romagna, anche nelle altre 5 regioni che saranno chiamate al voto in contemporanea con la sua regione. Tra cui appunto le Marche, la Campania. Marche, la Liguria, Veneto, la Campania, la Puglia. Sono 6 regioni, tra l'altro, sono un test elettorale davvero probante. Certo. Fino adesso Renzi ha evitato di contarsi, ma in quell'occasione lì io penso che per lui sarà molto difficile evitare la conta. Zingaretti, che bilancio deve fare stasera? Delle sue scelte, della pazienza, del tentativo di tenere insieme il partito, del fatto che Renzi invece se ne sia andato, dell'avvicinamento ai 5 Stelle, dell'aver anche detto sì a quello che forse non era il suo primissimo piano, perché inizialmente non aveva in mente di unirsi appunto al movimento. Allora, Zingaretti con questo voto subisce una sconfitta anche lui, perché il suo partito perde 5 punti, il candidato civico del centrosinistra obiettivamente sbatte contro un muro. Può difendersi con un ragionamento Zingaretti: questo governo io non lo volevo, perché è vero che Zingaretti non voleva questo governo, voleva andare a votare, voleva andare alle elezioni immediatamente, cioè andare alle elezioni in questi giorni sostanzialmente, non voleva o almeno era preoccupato anche di una alleanza strutturata tra il PD e il Movimento 5 Stelle, però alla fine lui ha accettato tutto. Tutti questi passaggi sono stati consumati con il suo benestare.
Non erano le sue prime scelte queste, probabilmente sono state tutte e due le sue seconde scelte, ma sono state seconde scelte consapevoli e quindi in qualche modo insomma, la sconfitta ricade anche su Zingaretti. Vediamo se è iniziata la conferenza stampa di Salvini. Tra l'altro io ho un blackout di agenzie al momento, quindi che provo a ripristinare. No, ancora all'Hotel Fortuna ci sono preparativi, ma non vedo dietro le telecamere Matteo Salvini. Sta probabilmente stappando qualche bottiglia di champagne. Sì, forse l'ha già fatto, non so. Mojito non è il caso, a questo punto è no, meglio. Ma il mojito non gli ha portato bene. Siamo in attesa, siamo anche... Siamo in attesa di... Sì, stiamo cercando anche di ripristinare appunto le agenzie perché, ribadisco, c'è qualche difficoltà. Vediamo se riesco. Poi guarda, sul mio monitor invece le agenzie ci sono, quindi... Va bene, allora seguiamo... No, vedo che anche tu hai però qualche guaio al momento. Lo sistemiamo. Allora adesso lo sistemiamo, va bene. Lo sistemiamo in qualche modo. E il collegamento con... Carmelo era entrato appunto nella sala dove non è facilissimo peraltro rimanere al telefono, meno che mai collegati via Skype, perché con le telecamere e diciamo l'affollamento è impossibile riuscire. Oltretutto Carmelo, così come Concetto, così come i nostri altri colleghi, hanno lavorato per chiudere la prima edizione del nostro giornale. È mezzanotte, quindi a questo punto la nostra prima chiusura è andata. Ce ne sarà un'altra più tardi con gli aggiornamenti legati anche a questo incontro appunto nell'hotel Perugino con Donatella Tesei e con Matteo Salvini. No, l'altro aspetto forse da capire, che lo capiremo nei prossimi giorni, è che conseguenze ci saranno non solo sul governo ma anche sulla definizione della legge di bilancio, perché come abbiamo visto sia il Movimento 5 Stelle sia il partito di Renzi stava preparando una serie di emendamenti per modificare la legge di bilancio. Giustamente. Ecco, io penso che questa batosta subita in Umbria accelererà certe prese di distanza rispetto alle scelte compiute dal governo Conte sulla legge di bilancio. Qualcosa anche lì verrà corretta, verrà modificata. Ma non si può più di tanto, questo è anche il guaio, diciamo, di questa coalizione. Ma si può ognuno... più di tanto perché i margini sono pochi, insomma. No, certo, i margini sono pochi, però ognuno inizierà a voler piantare delle bandierine molto più visibili rispetto a quanto è stato fatto, insomma, 2 settimane fa, quando poi la manovra è stata approvata in Consiglio dei Ministri. E ciascuno vorrà darsi un profilo più chiaro, più netto, più identificabile per il proprio elettorato. Esattamente, che è proprio il rischio reale che corre il governo, perché il governo Conte rischia di soccombere sulla necessità dei singoli partiti di sventolare con più forza la propria bandiera, i propri cavalli di battaglia, i propri punti di forza, nascondendo i punti di debolezza, e il rischio di Conte è rimanere schiacciato in questo gioco. È un gioco tipico della politica, soprattutto dei partiti che si ritrovano in difficoltà. Guarda, Claudio, arriva la prima dichiarazione del Partito Democratico che c'è possibile leggere, spero non ci sia sfuggito nulla, e parla Marcucci, chissà se è una coincidenza. Marcucci è il presidente dei senatori del Partito Democratico, ex renzianissimo potremmo dire, che però è rimasto nel partito di Zingaretti in questo momento, e lui dice: è una sconfitta evidente che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze. Però le alleanze, c'è un'alleanza,
non esistono più alleanze, e ce n'è una sola che è l'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che è l'alleanza che tiene in vita questo governo. Che Marcucci legge così, perché continuo: il matrimonio tra il Partito Democratico e i 5 Stelle in Umbria mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all'ultimo minuto e senza contenuti. Mi auguro che in vista delle prossime regionali, ed ecco qua però possiamo collegarci perché sta entrando Salvini con Donatella Tesei, il PD, diceva Marcucci, discuta meglio. Vediamo però, godiamoci anche questo momento live, in diretta dall'hotel. Beh, godiamoci non mi sembra proprio il verbo. Beh, no, vogliamo vedere la scena, vogliamo vedere la scena, vogliamo vedere quello che accade in questo senso. Televisivamente, un godimento televisivo, nulla di più. Guarda, qua, qua. Matteo, un altro abbraccio. Allora, ti metti giù con questo. Io introduco la persona importante, che è Donatella. Con gioia, con commozione, con felicità, ripenso a queste settimane in giro per l'Umbria, ripenso a chi aspettava da 50 anni, un cambio in regione, e quindi ho il cuore pieno, arrivano dai seggi dei dati incredibili, con Donatella sopra il 60%, è l'ultimo seggio che mi è arrivato da Città di Castello con la Lega sopra il 40%. Poi vedremo alla fine come va, però sfido chiunque a pensare settimana scorsa, un mese fa, sei mesi fa, che si sarebbe celebrata una festa come quella di oggi, una festa di democrazia. Gli umbri hanno potuto votare a differenza di altri milioni di italiani a cui questo diritto è sottratto, non so ancora quanto a lungo, per oggi gli umbri, domani gli emiliani e romagnoli, calabresi, toscani, marchigiani, quindi l'inizio di un percorso, però oggi è l'inizio di un percorso, non ci sarà niente di facile, hai un'eredità abbastanza impegnativa da tutti i punti di vista, però almeno stasera ti conosco come donna concreta, quindi tu sarai già agli uffici, alle liste d'attesa, alle strade, all'aeroporto, al Frecciarossa, alla riorganizzazione della sanità, però concediamoci almeno dopo 50 anni una notte di gioia, perché ripeto, la sinistra aveva preso l'Umbria come il suo laboratorio sperimentale, qua veniva candidata gente da ogni parte d'Italia, poi andava a Roma, si dimenticava l'Umbria, lo davano per il loro fortino, e invece con onestà, con competenza, con pazienza, con coraggio, è la vittoria della concretezza. Mi permetto di dire sobriamente, umilmente, da segretario della Lega, è la conferma che la Lega è di gran lunga il primo partito di questo paese, quindi le operazioni di palazzo, Conte, Di Maio, Zingaretti, le comparsate a Narni, le foto, i decreti terremoto improvvisati, qua c'è l'Italia vera. Io penso che Perugia, Terni, Montecastrilli, Orvieto e Foligno rappresentino la maggioranza degli italiani, che non è quella temporaneamente al governo, ma è quella che oggi ha votato, e che se si votasse domani avrebbe lo stesso risultato in tutta Italia. Penso che due sconfitti non facciano un vincitore, vedremo i dati, però penso che sia per il PD che per i 5 Stelle questa è una lezione di democrazia, di onestà, di trasparenza, di umiltà e di orgoglio che se la ricorderanno. Nota a margine, un presidente del Consiglio che dice che il voto degli umbri conta poco e niente, così come conta poco e niente il voto dei leccesi, e poi ci rivediamo in Puglia, è un omino. Però ripeto, grazie a Donatella, grazie ai sindaci, grazie a donne e uomini che si sono messi a disposizione, perché poi vediamo le dimensioni più due o meno due. Però se i dati, io stavo scanalando fra la maratona mentana, lo speciale su Rai 3,
Umbria TV e ringrazio lui. Lo speciale su Rai 3 suonava strano perché mi permetto da giornalista che io, da che ho la maggiore età, ho sempre visto gli speciali elettorali su Rai 1. È la prima volta nella storia che la Rai ha deciso di trasferire su Rai 3, con tutto rispetto per Rai 3, ovviamente, lo speciale. Stranezze degli equilibri e dei pesi, le hanno provate tutte, le proveranno tutte. L'Italia vera è quella che ha votato oggi in Umbria. Conte direbbe che è piccolina e conta niente. Per me oggi l'Umbria è il mondo, è l'Italia, e quindi ringrazio gli Umbri e ringrazio gli italiani, ringrazio Donatella, in bocca al lupo, perché ti aspettano 5 più 5 anni di battaglie per gli Umbri, un voto degli Umbri per gli Umbri, quindi sono orgoglioso che la Lega abbia tolto dal Senato, con rammarico, ma abbia restituito alla sua gente un governatore come Donatella, a cui faccio di cuore i migliori auguri di buona fortuna e buon lavoro. Sentiamo anche Donatella Tesei. Voglio ringraziare gli Umbri perché hanno dato una prova di grandissima maturità e di grandissimo coraggio. Non era per niente facile, non era scontato, però girare in ogni luogo della nostra regione mi ha dato ogni giorno di più quella forza, quel coraggio e quella determinazione, perché vedevo proprio negli Umbri la voglia, che non era una voglia, era una necessità di cambiamento. Io ho raccolto naturalmente questo invito, mi rendo perfettamente conto che amministrare questa regione non sarà facile per la situazione in cui si trova, quindi bisognerà lavorare da subito con interventi rapidi per ridare veramente questo futuro che è stato tolto agli Umbri, a questa regione. Specialmente partendo dal lavoro, partendo dall'economia e poi tutto il resto. Ci sarà una squadra sicuramente all'altezza di poter gestire questo compito, e lo faremo con grandissima serietà, determinazione e forza, perché è quella che comunque ci ha contraddistinto fino ad oggi. E niente, che vi devo dire, sono anche spaventata un po' da questo risultato, nel senso che pensavo sicuramente ci fosse un buon risultato. Aspettiamo i dati finali, ma questo mi sembra straordinario, e quindi io non posso che abbracciare veramente tutti gli Umbri, tutti i comuni, gli amministratori, i sindaci che hanno portato avanti insieme a me questa battaglia, perché io veramente sono andata in tutti i comuni attraverso i nostri sindaci e gli amministratori dei territori, siamo entrati proprio nel cuore dei problemi. E devo dire che ce ne sono molti, ma diciamo che da lunedì iniziamo a lavorare per la nostra regione. Grazie. Che sarebbe già adesso, poi, in sostanza. Sì. Questa era Donatella Tesei, avvocata, 61 anni, senatrice della Lega, già sindaca del comune di Montefalco, con qualche milione di buco nei bilanci, come hanno raccontato anche i nostri reportage, le nostre inchieste. Dunque Salvini è ovviamente raggiante, vendetta, tremenda vendetta, la voleva dal 20 d'agosto, evidentemente, da quel discorso in Senato. Sì. Del premier Conte, che ha effettivamente punzecchiato, perché è il suo grande nemico, il suo primo nemico oggi. Sì, ma soprattutto questo è un trampolino di lancio per la campagna elettorale dei prossimi mesi. Anzi, direi che a questo punto l'attuale legislatura sarà una lunghissima e interminabile campagna elettorale. Certo ci saranno le elezioni nelle regioni, ma l'atteggiamento di Salvini non è quello che guarda le regioni. Lui sta facendo la campagna regionale, la campagna elettorale per le elezioni politiche. Quando ci saranno è tutto da capire. Dipende molto dalla tenuta, appunto, di questo governo, certo, di questa maggioranza. Però certo, diciamo, questo è sicuramente per lui un passaggio che gli consente almeno di spiccare un salto. Grazie Claudio, davvero. Ricolleghiamoci ancora con la conferenza stampa di Salvini. Grazie a Claudio Tito, sentiamo ancora cosa sta
dicendo il leader della Lega Salvini. Festeggio l'Umbria e festeggio anche una grande affluenza. Di solito commentiamo sempre un calo di affluenza. Ringrazio gli Umbri che hanno dimostrato che gli italiani hanno voglia di votare. Hanno voglia di votare, quindi è un bellissimo risultato da tutti i punti di vista. Ci vediamo fra un pochino quando ci sono dati più evidenti. Se la Lega risultasse avere il doppio dei voti del Partito Democratico nella Roccaforte Rossa, qualcuno al governo dovrebbe ritenersi abusivo già stanotte. Però vediamo, sarà una bella e lunga notte. Matteo, a più tardi. Allora, sarà una bella e lunga notte, dice Matteo Salvini. Ritrovo il compagno d'avventura Massimo Giannini, bentornato. Riepiloghiamo a questo punto i dati. Tesei è avanti per il momento, date le prime proiezioni, di circa 20 punti rispetto al candidato di, civico di PD 5 Stelle Leu Bianconi. Il PD è sotto il 20% e quindi ha perso 5 punti percentuali rispetto alle scorse europee. Era il maggio del 2018, il movimento del 2019, il Movimento 5 Stelle non arriva al 10%, in questo caso il calo è di circa 6 punti percentuali. La Lega è stabile, cresce Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, perde qualcosa ma non crolla Forza Italia, comunque Salvini ha parlato dal suo punto di vista di impresa storica. C'è stato un primo discorso, l'abbiamo appena sentito, del segretario leghista dall'Hotel Fortuna di Perugia, insieme appunto alla sua candidata Tesei. C'è stato anche questo riferimento pungente alla RAI, sì. Massimo, sì. Perché appunto lo speciale sulle elezioni regionali umbre è stato ed è in ora tuttora in corso sulla Terza Rete, e cosa che evidentemente ha indispettito il segretario della Lega, che avrebbe voluto su Rai 1, evidentemente, sì. E se posso dire, da questo punto di vista forse non ha torto. Capisco che la Rai in questo momento ha qualche imbarazzo, però effettivamente questa tornata elettorale era importante. Comunque, vabbè, lasciamo stare ora gli aspetti che riguardano la Rai, anche se la stoccata salviniana non nasce per caso. Non nasce per caso e forse RAI non rimarrà solo nell'aria. Avrà dei seguiti, avrà senz'altro dei seguiti. Già ora la RAI è sbandata paurosamente perché aveva preso una curvatura tutta filoleghista finché Salvini era al governo, ora si stava lentamente riconvertendo, adesso vedrete che tornerà a curvarsi verso la Lega. Ma per una ragione molto semplice, cioè le parole che abbiamo appena ascoltato di Salvini, al di là della preoccupazione che noi possiamo avere come cittadini e che abbiamo a cuore i destini di questo paese, sono legittime. È chiaro che lui può dire a buon diritto che è stata un'impresa storica. Insomma, è vero che l'Umbria è una, da decenni e decenni è stata una roccaforte rossa, c'è poco da fare. Quindi questo risultato elettorale sancisce un cambiamento profondo nel tessuto sociale e politico di questo paese. E non è l'ultimo, come dicevamo prima, arriva dopo una serie costante di vittorie nelle regioni di Salvini, facevamo adesso due riflessioni con il direttore Carlo Verdelli, la destra governa 12 regioni su 21 adesso. E non è finita, perché sulla base di questi risultati si può legittimamente immaginare che persino la Stalingrado rossa, e cioè l'Emilia-Romagna, per la quale si andrà a votare a gennaio, potrebbe cadere. A questo punto potrebbe cadere, non ci sarebbe più neanche da stupirsi se questo accadesse dopo un risultato del genere in Umbria. Cioè di mezzo la Calabria, ma dal punto di vista simbolico è importante, ma ha un impatto inferiore all'Emilia-Romagna, per quanto anche la Calabria conta molto, perché l'altra operazione che Salvini è riuscito a fare in questi anni è quella di trasformare la Lega Nord di Bossi, che aveva a cuore la secessione, nella Lega Nazionale, che è forte anche al sud. Quindi anche di questo dobbiamo tener conto. Per cui è chiaro che è stato eletto anche Salvini. Esatto, è stato eletto in Calabria. Poi lì bisognerebbe aprire tutto un file su da dove sono arrivati quei voti, ma non è il momento per fare questa riflessione.
C'è un cambiamento strutturale della geografia politica di questo paese. Con questi dati, forse persino a dispetto di quello che dicevamo prima, sarà difficile che il governo regga l'urto, sarà difficile, perché i ragionamenti e le riflessioni che ha messo in campo adesso Salvini in questa conferenza stampa improvvisata, quando parla di un governo abusivo, ci lasciano immaginare che da domani partirà una campagna tambureggiante su questo. E anche qua forse non avrà tutti i torti, con i 5 Stelle ridotti a poco meno dell'8%, ripeto, stiamo parlando dell'Umbria, ma in questo momento è l'Umbria che conta, un PD che arretra di poco, ma insomma sta intorno al 20%, è chiaro che questo è un governo di minoranza. Nel paese è un governo di minoranza a tutti gli effetti, e l'altro elemento su cui riflettere, questo ovviamente adesso Salvini non lo dice, ma sarà un argomento all'interno della loro coalizione, è che la Lega e Fratelli d'Italia, che secondo appunto i primi dati che stiamo vedendo galleggia intorno all'11%, l'11%, sì, cioè un risultato clamoroso anche quello. Ecco, Lega e Fratelli d'Italia da soli hanno già la maggioranza, non hanno alcun bisogno di Berlusconi, e per questo torniamo alla riflessione che facevamo prima, cioè questa ormai è l'ultradestra, non è più il centrodestra, è l'ultradestra, nella quale Forza Italia è una suppellettile della quale si può serenamente fare a meno, se volessero farne a meno. Quindi anche qua è probabile immaginare una ricomposizione del quadro politico. Sappiamo che Renzi ha lanciato l'OPA su Forza Italia, ma non credo che questo raggiungerà risultati. Però è chiaro che Berlusconi in questa situazione è del tutto marginale. Marginale, e quindi questo, ripeto, ci deve preoccupare, perché anche l'Italia, ora non voglio dire che siamo nelle stesse condizioni nelle quali si trova la Germania, che deve fronteggiare l'offensiva dell'Alternative für Deutschland, il partito neonazista, però insomma questa è, ripeto, ultradestra, non è più centrodestra, e quindi per un paese come il nostro è un gigantesco problema, anche di collocazione internazionale. Non il problema è che comunque il fermento, le difficoltà, le divisioni, le distanze si apriranno sempre più all'interno di ciascuna forza, nel Movimento 5 Stelle, nel Partito Democratico, sì, all'interno della compagine di governo, quindi si complica. Ogni la partita. Ogni forza politica può implodere. Eh sì, può implodere, ed è per questo che dicevo, anche se ora la tendenza è a dire va bene, non ci saranno ripercussioni sul governo, non è così scontato. Non è così scontato che il governo possa reggere a questo risultato, e non è così scontato che questa non possa diventare già con l'Umbria una spallata a un governo che già faticava molto, già faticava molto. Ecco, vedi, adesso parla adesso Berlusconi, esatto, che dal canto suo, cercando di aggrapparsi evidentemente fa la mosca cocchiera all'onda salviniana, in questo caso parla di svolta storica. E il centrodestra, ovviamente lo chiama centrodestra, tira dritto. Ha diritto di governare, vedi? Ha diritto di governare. Sono le parole di Berlusconi. E anche ragione Salvini quando, anche qua, sembra averci, per carità, sembra averci ascoltato nella prima parte del nostro ragionamento. Ma no, era collegato, ha detto, con Rai 3, anche con Tele Umbria, ma Repubblica... Non ci ha sentito. No, però dice, ha ragione quando dice, gli esperimenti da laboratorio non funzionano, perché noi nella prima parte del nostro ragionamento dicevamo esattamente questo, no? L'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD è nata in 15 giorni nei palazzi. Abbiamo la terza proiezione palazzi, e di fatto le percentuali sono confermate, insomma ci si sposta di poco. In questo caso la terza proiezione SVG ci dice che la Lega è al 37,5%, quindi leggermente inferiore il dato a quello riportato, sì, poco fa. Il Partito Democratico al 19,8%, Fratelli d'Italia al 10,5%, il Movimento all'8,5% e Forza Italia al 5,1%. Davvero una forza residuale ai in questo termini, caso. In questo ai minimi termini, esattamente.
se ci fosse il proporzionale con la soglia al 5%, forse Forza Italia non riuscirebbe a entrare in Parlamento con questi numeri. Però ecco, si conferma il fatto che, diciamo, Lega e Fratelli d'Italia da soli sono praticamente quasi al 50%, come si può vedere. E il Movimento 5 Stelle invece conferma la sua sostanziale incapacità di essere rappresentativo sul territorio. Ecco, questa è l'altra riflessione da fare, no? Restiamo all'Umbria. La Lega con questo 37,5% ribadisce più o meno il risultato, ribadirebbe il risultato delle europee, sì, quando aveva preso il 38,1%. Esattamente, no? Sì. Ecco, però qual è la differenza? Che pesa molto di più anche perché perdono gli altri e perché mette in discussione, appunto. Ma non solo, Laura, mi spingo, che era appena esatto, nata. Ma mi spingo a dire un qualcosa in più. Le elezioni europee erano già state clamorose, ma hanno una caratteristica fondamentale, cioè sono in buona misura anche elezioni nelle quali conta il voto quasi d'opinione, in qualche caso, no? Perché tu sai che comunque è un voto che non incide né sul governo locale né sul governo nazionale. E lo stesso risultato delle europee, riprodotto invece in una regione, ha tutt'altro colore, diciamo, e sapore. Esattamente, no, vuol dire territorio, vuol dire che hai radici in quel territorio. Però anche qui la lettura può essere, diciamo, a due facce, perché è il territorio di Salvini, non è il territorio di Tesei in questo caso, non è dubbio. Il territorio della candidata locale. Non c'è dubbio. È per questo però che anche questo voto ci restituisce un cambiamento strutturale, perché non stanno premiando un bravo sindaco o un bravo presidente di regione. Stanno premiando una proposta politica che poi noi possiamo considerare pericolosa, demagogica, appunto, il sovranismo, tutto questo è. Risposte semplici e molto spesso irrealizzabili a problemi complessi. Però quando hai questo tipo di risposta dal punto di vista degli elettori, vuol dire che ci hai preso. Allora, prima di chiudere questo nostro appuntamento dedicato all'Umbria, al voto di questa piccola regione oggi così importante, direi, Massimo, di collegarci una volta ancora con Carmelo Lopapa, che è stato inviato in questi giorni in Umbria, che segue il centrodestra, segue Salvini da molti anni. Hai ascoltato, così come noi, Carmelo, le sue parole. Domani, già oggi, c'è da dire, la governatrice Donatella Tesei ha detto si metterà al lavoro, insomma queste sono cose scontate, però che calate nella realtà che stiamo raccontando stasera, forse un tratto diverso lo danno, appunto perché in qualche modo anche in Umbria si cambia pagina. Sì, Salvini nel suo intervento di poco fa, sono passaggi importanti, non ha chiesto le dimissioni del governo, si è guardato bene, sa che l'Umbria, che è il centro del mondo, come l'ho definito, il centro del mondo non è, non può determinare la crisi di governo, però ha parlato di governo degli abusivi, insomma, e ha sottolineato ancora una volta che da qui comincia un cammino che per lui andrà avanti con le prossime regionali, in Emilia ed altro. Salvini tra un po' tornerà in sala stampa perché ci spiegavano i suoi e hanno dei dati molto confortanti, ulteriormente confortanti per loro, e si prepara ad annunciare una Lega che supera il 40%, che è una soglia anche simbolica molto importante, come potete immaginare. In ogni caso non siamo molto distanti, le proiezioni le avete date anche voi, parlo del 38,5% con una Meloni al 10-11%. Ecco, a differenza di Salvini, gli altri due alleati, Berlusconi poco fa da Ancore, la stessa Meloni qui a Perugia, nel suo quartier generale, in un hotel poco distante da qui, invece invocano le dimissioni del governo, il ritorno alle elezioni, perché sostengono che con questi numeri il centrodestra è destinato a governare il paese. Si apre una battaglia, domani si cambia pagina, Salvini si sposterà altrove, si sposterà in Emilia, però oggi sicuramente lui e la sua Lega possono cantare vittoria. Hai ragione Carmelo, grazie per il tuo lavoro e questi collegamenti così freschi e vivi. E Zingaretti, ha parlato Zingaretti, il primo nel Partito Democratico a rilasciare una dichiarazione qualche minuto fa era stato Marcucci, prima che parlasse lo stesso Matteo Salvini a Perugia. In questo caso Zingaretti
dice quello che ovviamente va detto, cioè che bisogna riflettere su questo voto e sulle scelte da fare, ma aggiunge anche che non hanno aiutato le polemiche sulla manovra economica. E anche questo è quello che dicevamo prima, indubbiamente è stata un'occasione sprecata, non che un'altra manovra economica avrebbe consentito di vincere in Umbria, però magari forse ridurre questo divario enorme che si è prodotto, magari quello sì. Lui dice ancora, scusami Massimo perché leggo proprio in tempo reale, sempre Zingaretti, la sconfitta alla regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta, a conferma di una tendenza negativa del centro-sinistra consolidata in questi anni in molti grandi comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare. Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita a questa alleanza. Ecco qui mi sembra che ci sia una mancata presa d'atto, diciamo, rispetto ai numeri che vediamo questa sera. Forse certamente bisognerà adesso anche ragionare su una strategia, su evidentemente anche una campagna comunicativa che deve in qualche modo darci, deve cambiare marcia, esatto, non c'è dubbio, perché finora, ripeto, una traccia diversa, anche questo lo dicevamo prima, ma finora Zingaretti ha fatto il cireneo, ha portato la croce, una croce che non era sua, e l'ha portata molto spesso da solo, mentre Di Maio dava segni di insofferenza costanti. E anche questo è un approccio asimmetrico ad una coalizione che ha già enormi difficoltà e che, a mio parere, non può continuare così. Devono proprio cambiare le basi, se vogliono provare a resistere, perché, ripeto, in queste condizioni è anche complicata la resistenza. È vero che Salvini non ha ancora chiesto le dimissioni del governo, ma non fatico a credere che da domani in poi questo sarà il tema dominante a destra. Ed è comprensibile che sia così. Non possiamo dimenticare quello che successe a Massimo D'Alema, presidente del Consiglio, nel 2000, dopo una sonora batosta alle regionali, dovette andare a casa, se ne andò a casa, si rassegnò lui stesso le dimissioni senza neanche aspettare che gliele chiedessero. Ora, quella era una consultazione più vasta, c'erano diverse regioni che andavano al voto, qui era solo l'Umbria, però ripeto, l'Umbria arriva a valle di altre 7 sconfitte consecutive, quindi insomma, ripeto, dal 2018 ha vinto ha sempre perso il centro-sinistra, ha vinto solamente nel Lazio lo stesso Zingaretti, ma ricordiamo si votava lo stesso giorno delle politiche, era il 4 marzo del 2018. Esattamente. Io direi di chiudere qui la nostra diretta elettorale, Massimo, ma ricordiamo anche che tu tra pochissime ore sei in onda su Radio Capital la tua trasmissione, perché dalle 6:30 sei già in onda con Jean-Paul Bellotto. Il giornale lo trovate in edicola ovviamente domani mattina, oppure comodamente su tablet e su telefono. Il sito rimane aperto tutta la notte, per cui le proiezioni che seguiranno le ritroverete nei nostri titoli e nei nostri pezzi sull'online di Repubblica, e poi domani mattina ci ritroviamo per eventuali commenti un po' più a freddo e diciamo con uno sguardo che va oltre il lunedì. L'ultimissima cosa, vai. Hanno parlato tutti, adesso anche la Meloni, ma ne manca uno solo. Di Maio ancora, in questo momento sta ragionando. Eh sì, perché diciamo che da questa tornata elettorale chi esce peggio di tutti. Siamo all'8,5%, stavamo dicendo, quindi sotto il 10 è davvero un bruttissimo risultato. Grazie a voi che ci avete seguiti, intanto buonanotte, ci ritroviamo appunto tra poche ore, domani mattina. Grazie Laura, buonanotte a tutti. Ciao.